Quanto riguarda il referendum costituzionale, andrà a votare? Voto sì, doppio sì, che si tolgono tante mangiughe per strada, 630 persone non ci saranno più. Preferisco non parlarne perché ancora sono perplesso. Ha dei dubbi, non sa se votare sì o no? Ho dei dubbi sia sul sì sia sul no. Io voterò sì. Voterò sì, indipendentemente da Renzi, perché non è che sono grande soddisfazione di Renzi, però. Sì, andrò a votare e voterò sì, perché in ogni caso la riforma costituzionale rappresenta un passo avanti rispetto alla situazione attuale. No. Come mai voterà no? Perché questa riforma non è una riforma costituzionale, una riforma imposta. Voluta solamente da Renzi, una costituzione fatta con Alfano, Verdini. Nel momento in cui per esempio Renzi dovesse perdere, secondo lei deve andare a casa? A volo, a 100 all'ora. Certo, scusa, allora è un bugiardo, l'ha detto lui stesso. Non ho deciso, fra il sì e il no, mi sto documentando. Se dovesse vincere il no, secondo lei Renzi deve fare un passo indietro o può continuare a governare? Io penso che resterà lì. Anche con, se il no sarà prevalente rispetto al sì. Per il sì, perché secondo me è una buona mossa per il cambiamento. Si può anche andare a risparmiare abolendo appunto il CNEL ad esempio, o comunque diminuendo il numero dei senatori a 100. O vado a votare e voto sì. Bisogna superare il bicameralismo perfetto, perché purtroppo questo ping pong nel Parlamento non va bene. Un secco no con 3 asterischi e 4 punti esclamativi. Come mai voterà no? Voto no perché questa è la riforma più, non posso dire la parola, di merda che esiste. Vincerà sicuramente il no, lo sa Renzi più di lei, no? Renzi sa perfettamente che perderà la grande, ma siccome lui è uno che la poltroncina del potere non gli fa male e sa che in Italia uno... perdono le elezioni, ma loro non perdono mai. No, chiaramente, perché ritengo abbiamo un'ottima Costituzione da applicare, che finora non è stata applicata, e spero che il referendum serva a bocciare la modifica e a applicare la nostra Costituzione. Voterò no perché ho avuto modo di approfondire il contenuto della riforma, di fare un raffronto fra il testo della Costituzione attuale e quello che è stato riformato. E devo dire che francamente non mi sarei aspettato un pasticcio di questo genere. È stata un po' imposta anche come metodo, ma a parte tutto lasciamo stare i presupposti, ma il contenuto veramente è da assolutamente secondo me non pasticciato e non risolverà nessuno dei problemi che abbiamo.